Porca miseria, Luca! Ma ci dovevano lasciare così dall'aereo, Espi, per forza! E senza paracadute! Per fortuna che siamo venuti qui in una località marittima! Però, non doveva esserci un villaggio vacanze da queste parti? Non lo vedi che è tutto sott'acqua? Ma cos'è questo? Un cubo con dentro un villaggio sommerso? Ma che razza di apocalisse è avvenuta qui? Uno tsunami? Di pesci, lì c'è un delfino! Dove? Oh mio Dio, c'è veramente un delfino! Fammelo vedere! Che bello! Aspetta però, com'è che facciamo a trascorrere le nostre vacanze senza ossigeno qui sotto? Vabbè, io provo ad andare sotto. Anch'io ci provo. Beh, però è bello, eh. Lo so che è bello, Luca, ma dobbiamo sopravvivere. Ricordati, fra 3 giorni dovrebbe finire la vacanza. Dobbiamo sopravvivere qui sotto. Dobbiamo trovare almeno una casa in cui entrare. Aspetta, forse questa... questa è la porta di legno. Oh, sì, perfetto, perfetto. Ok, 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 a questo punto possiamo... possiamo... No, c'è acqua anche qui, dannazione. Andiamo a esplorare altro, Espi. Qua dentro non so se c'è molto. Decisamente, aspetta, tieni aperta la porta. Però è bellissimo, devo dire. Aia, il magma. Oh, lì c'è una chest. Cos'è che mi ha avvelenato? Qualcosa mi ha avvelenato. È stato il pesce palla. Ma come il pesce? Non toccarli. Maledetto coso, maledetto. E il pozzo? È stato dietro. Come? C'è uno zombino. No, respira, come respira. Come è possibile? Non lo soffoca. So. Ma nuotano, sono zombie acquatici. Io non pensavo che ci fossero anche sti zombie così in mezzo all'acqua. Certo, picchialo. Non li ho mai visti. Qualcosa. Ok, ok. Aspetta, attento, attento. Ok, ok, prendilo. È schiattato. E poi ho trovato anche qualcosa interessante. C'è tipo, respira. Sì, c'è una sacca d'aria qui giù. Ma ci sono anche creeper. Aspetta, e altre bestie. Dove ti sei ficcato? Nel pozzo. È tipo, funziona il contrario. Visto che sopra allagato, qui nel pozzo c'è aria. Guarda che roba. Spettacolare. No, scheletrino. Via, assolutamente. Ho trovato qualcosa interessante, anche se purtroppo di cibo non ancora. Dove sei? Sono andato dal fabbro. Respira. Ok, dal fabbro ho trovato un po' di materiali utili. Ho trovato un pezzo di ferro, capisci? Beh, non è che sia proprio utile, però... Ma per il cibo, scusa, non possiamo prendere i pesciolini? Hai ragione, in effetti, potremmo cucinarci i pesciolini. Venite qua, cosini, venite qua. Ce l'ho, l'ho preso. Perfetto, e allora mangiamoci un bel po' di pesce crudo. Ma aspetta, Espi, un fabbro ha sicuramente delle fornaci. Dici, il problema è che è tutto chiuso, capisci? Quindi non possiamo andarci a cucinare il pesce. Ci basta un bottone. Fallo di legno, no, il bottone? Qual è il problema? Sì, lo sto craftando. Luca, ho preso 3 pesci e sono pronto. Raggiungimi al fabbro che stavo cercando di aprire la porta. Ho trovato qua dietro un passaggio. Guarda qua. Bravo. Un passaggio, davvero? Ma sbrighiamoci. E c'è pure l'accesso a un paio di fornaci, guarda lì. Perfetto, anche l'accesso all'aria. Non ci credo, bellissimo. Vieni aspetta, aspetta, possiamo cucinare qualcosa? Luca, hai raccolto un po' di legno, vero? Sì, un po' ne ho. Perfetto. Allora, piazza un po' di legno, io piazzo i nostri pesciolini tropicali e finalmente possiamo mangiare qualcosa, che io sto morendo. Perché non si possono cuocere? Come non si possono cuocere? Ma che razza di pesci sono? Non si possono cuocere. Sono fatti di adamantio. Ma ci tocca mangiarli così crudi? Che schifo, però. Guarda, danno pochissima fame. Meglio di niente. E piuttosto, questo passaggio, secondo te, dove porta? Importante? Dici che c'è qualcosa. Io non l'ho esplorato. Sì. Perfetto. Ho visto che si sta già facendo buio. Quasi possiamo trascorrere la notte qui dentro. Sei sicuro? Io sento brutta gente, però, eh. È pieno di mob qua dietro. Espi, non è sicuro. Luca, equipaggiati. Ho un'idea. Qui vedi che c'è un portale. E io ho un pezzo di ferro e un sacco di flint. È una coincidenza, secondo te? Sì. Magari possiamo andare al Nether. Sì, ma è l'ultimo posto dove voglio andare. Hai ragione, Dobbiamo esplorare un po', cercare un po' di cibo. Anche qui sotto. No. Espi, no, non andare. Voglio provare. Dannazione. Avevi ragione. Oh no. Vabbè, voglio solo fare una cosa. Mi porto un secchio di lava per sicurezza. 2 secchi di lava. Così non si sbaglia mai. Torna su. Oh, vedo che ti sei messo al lavoro qui piuttosto. C'è un po' di ferro. D'accordo, prendi anche questo carbone. Quando è finito col piccone, poi passalo a me. Che ne faccio un po' di lavoro anch'io. E qui cosa abbiamo? Attento di lì, c'è una porta che non si apre. Ma questa è la fine del cubo. Non ci credo. Quindi guarda, rischiamo di schiacciare. Non passare di qua, Espi. Prima ci stava andando, ma di là non c'è la pressure plate. Ok, quindi è una strada senza ritorno. Però forse siamo costretti ad andarci. D'altronde, la notte, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare la notte? Dobbiamo aspettare il giorno. Faccio un po' di torce. D'accordo. Dai, che non manca troppo. Quando ci verranno a prendere? Soltanto 2 giorni. Ok, di
qua c'è qualcosa? È un corridoio lunghissimo. Dove siamo finiti? Una libreria segreta. Ok, non andare lì sotto. No. Cosa c'è? C'è un dungeon? Allora come facciamo, Luca? Dobbiamo per forza andare. Non abbiamo una via di fuga. Ma com'è che usciamo? Ah. Eh già, ci tocca rompere tutto. Ci tocca rompere. La cosa bella di abitare dentro un cubo, Luca, è che puoi uscire. Stai allagando tutto. Stai allagando. Ma qua c'è il bordo. Cadi giù. Non è un problema. Basta nuotare. Hai visto? È comodissimo. Comodo. Oh, però è notte. Mi sa che è pieno di quegli zombini, Espi. La chiesa non l'abbiamo ancora visitata. Potrebbe avere un sacco di cose interessanti. Aspetta, rifugiamoci che... qua dentro. Do un'occhiata. Ok, ok, è libero. C'è qualche polpo, ma non fanno male. Però ci sarà qualche bolla d'aria qua. Espi, 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 vieni, vieni, vieni. Ho trovato qualcosa. Sei sicuro? Da queste dietro... parti? Sì, 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 dietro. Guarda, ma c'è un passaggio segreto. Non c'è niente di importante nelle chest. Aspetta, arrivo, arrivo, arrivo. C'è aria in questo passaggio segreto. Perfetto. È un labirinto. C'è anche altra lava. Dannazione. Potevo usare i miei secchi, ma sono già pieni di lava. Corri? Perché questo suggerimento dice corri? Ok, io ci provo, corro. Non ho fatto niente. Sicuro? Ah, era una trappola allora. Era c'è un inganno. C'è una pozza di lava. Mi sa che era una trappola. E qui invece c'è un altro. C'è una. Capisco bene questo posto. Cosa mi significa? Oh, Espi, di qui era morte certa. Guarda un po'. No, davvero? Oh no, scusami! Non volevo! Sei pazzo! Meno male che ho premuto spazio per nuotare. Oh, vabbè, dai, tranquillo, Luca. Ma vedi che c'erano comunque delle scalette. E potevi con questo sopravvivere. Andiamo avanti, però, perché sì, non capisco dove andare. Perché è bloccato qui. Vedi che c'era qualcosa? Hai io ragione! Mi è piaciuto come, non come nascondono io. Oh, gli elmetti che ci fanno respirare sott'acqua. Aspetta, intanto la spada va a te, perché ovviamente grazie. Io ho già quella di pietra. Oh, adesso con questi resistiamo molto di più sott'acqua. Quanto sei brutto. Perfetto, guarda, sei sembri un soldato della seconda guerra mondiale. Dai, andiamo. Sembra che non ci vedi, sei cieco. Non è vero, dici? Beh, sì, un pochino sì. Comunque, Luca, mi raccomando, dobbiamo prepararci perché tra poco arriva il secondo giorno. Dobbiamo tornare in superficie, esplorare un altro po' e magari trovare altre cose per sopravvivere. Però adesso stiamo qua sotto? O saliamo? Ma sì, sì. Anche stiamo se qua per ero la curioso notte. Di vedere se le tartarughe mi corteggiavano oppure no. È giorno, vieni fuori. È giorno, sei sicuro? Guarda perfetto. Quante bolle abbiamo adesso. Cioè abbiamo le stesse bolle ma vanno giù molto piano. Guarda che roba, possiamo nuotare benissimo. E poi adesso possiamo... che dici di andare a dare un'occhiata alla casa con la porta misteriosa? Quella chiusa che abbiamo visto all'inizio. È come... la butto giù. Buttiamo giù le finestre. La buttiamo giù le finestre. Espi, sono riuscito a fare un buco. Sicuro? Ok, ottimo. C'è aria nella porta, c'è aria nella porta. Perfetto. Almeno un po' di tregua. Che casa è? Qua è crollato tutto. Non lo so, sembra essere una miniera. O comunque un altro passaggio verso la parte sotterranea di questo strano cubo. Assolutamente sì, e qui in fondo c'è pure... È mia. No, è mia. No. Un diamante ho trovato. Ho visto. Questo è mio. Un altro chest. Spostati. È mia. Aspetta, ma c'è una porta. Secondo me c'è un modo più facile per accederci. Ma chi se ne frega. Scusa, ma perché non spacchi la terra vicino al posto che spaccare le sbarre? Sei stato bravissimo. Così trovato? Espi, una visione paradisiaca del pesce cotto buono. Davvero? Passa. Una testa. Non ci credo. Uno, soltanto testa. Ma dai, ma che tirchio. Vabbè, dai, mangiamocelo. Questo posto invece? Io sento un sacco di mob, però. Guarda che... ok. Cos'è? Questo potrebbe essere un problema. È un parkour fatto di lava. No, grazie. Bisogna scendere giù. No, grazie, andiamo di qua. Luca, forse non è nemmeno una buona idea quella di andare da questa parte, perché è pieno di mob. Sì, ma è una stanza enorme. Dici che è una buona idea. Dai, andiamo. Vai, corri. Un saltino, vai, tuffati! Dove siete? Oh no, torna dentro! Come torna indietro? Ma dai, non può essere così fifone, li possiamo affrontare! Vai fuori te, guarda! Ci saranno 150 mob! Oh, sì, hai ragione! Aspetta, ma si continuano a picchiare uno con l'altro! Aspetta, lasciali combattere, noi diamo un'occhiata qui in giro. Aia, però, gli scheletri! No, non mi fare buona idea, Luca, torna indietro! Però adesso non so se io provare a fare questo parkour per... Scusami, per non siamo posto. Mica in una mappa parkour, io faccio tutto così! Vai, ragione, madonna. Bisogna sempre pensare un po' fuori dagli schemi. Ma chi ce lo fa fare? Da, spicciati, no, non essere timido. C'è la lava. Ok, così, ok. Ah, qualche mob? No, c'è niente. Tutto tranquillo. Vabbè, ma dai, ma non è giusto. Sì, ciao. Sei sicuro? Ma dai, Luca, dobbiamo essere un pochino... un pochino che coraggiosi. Vabbè, qualcosina lo facciamo, dai. Questi qua... Li vuoi fare te questi quei pistoni? Dai Luca, almeno questi possiamo farli. Ehi, aspetta, qua sotto c'è un pulsante. C'è un pulsante? Dove? È mimetizzato, lo premi te, va bene? D'accordo. Io mi allontano. È vero, lo c'è vedi? Un pulsante nascosto. Cosa è mimetizzato fa nella terra. Che ha fatto? Oh, oddio.
Ha fatto esplodere tutto! Bello! Ha funzionato! Eh sì, ha funzionato, però... Cosa vuol dire? Possiamo entrare in questa nuova grotta? Sì, wow. C'è qualcosa di molto strano, è tipo... È enorme! Questo è il fondo del cubo! Finalmente l'abbiamo trovato, però è molto pericoloso. Attento, Luca, se scivoli qui sotto... Forse è meglio continuare per di là, Espi. Non so lì quanto sia buono. D'accordo, andiamo! Espi! Qui c'è una chest! Aspetta, ne ho trovato un'altra anche qui. Guarda! Cos'è quella? Ah, perché è colore giallo? Una pozione di resistenza al fuoco! Ok, oh, quindi deve essere già nascosto qualche segreto sotto la lava! D'accordo! Comodo! Tieni la stretta, che ci sarà molto molto utile! Ma che casino c'è? Perché c'è tutta sta acqua? E qui abbiamo 10 diamanti! La madonna, 10 diamanti! Mamma mia! Basta, io vado 10? Via! Me ne scappo via! La faccia tua del cubo di acqua! Usciamo da qua! No, dai, in effetti, ci craftiamo l'armatura noi! Espi! Che cosa? Guarda. Ah, oddio. Vieni qua, vieni qua. Oh, è il posto è la stanza di prima. Dannazione. Ok, adesso possiamo affrontarla però forse con un po' di fortuna. Dai, pigliati questo, pigliati. Oh, sono caduti tutti giù. Sei sicuro? Tutti quanti? Mamma mia, che spettacolo. Luca, io non ho nemmeno pensato una cosa che potevo fare prima. Sono stato abbastanza stupido. Cioè? Potevo usare la mia lava per... sistemare un po'. Aia! Mi hanno sparato attraverso la lava. Non ci credo. Acqua, acqua per fortuna. Spegni. Oh, mi sono salvato per un pelo. Ok, ti sei spento. Maledetti scheletri che mi sparano attraverso la lava. Sono bruciati tutti comunque. Oh, perfetto. Se lo meritavano quei maledetti. Aspetta, aspetta, però Luca, io ho un sacco di fame. Hai qualcosa da darmi? Lì è pieno di TNT, Espi, stai attento. Lo so. Oh, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Aspetta che vado comunque a recuperarmi la mia lava, che sono geloso e la voglio tutta per me. Oh, guarda di qua però. Se ci facciamo un minecart. Attenzione, non premere questo bottone. Non premerlo. Cosa vuol dire? Aspetta, 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 questa è una trappola. Mi tolgo e lo premo. Oh. Ah, non fa niente di particolare. Cos'è che dà? Vai, vai, sparami l'esperienza. Ti curo. Contento, Luca? Un altro po'. Oh, guarda. Esperienza gratis. Che spettacolo. Di più, di più. Enchantare un sacco di cose. Vai, vai. Oh, oh, oh. Che è successo? Visto che era una trappola. Fallo fuori. Anche questo era una trappola. Nazione. Ok, almeno ti sei recuperato la sua vanga. Perfetto, Luca, a questo punto io prendo questa che... Oh no, si è attivata! Corri! Corri, è una trappola! Via, 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 via! Ah, porca miseria! Altri disastri! Per farci esplodere! La mia l'ho presa senza problemi! Vabbè, ma perché la tua non era una trappola? Capisci? Non possono fare mille trappole, altrimenti non sono più credibili. Ma io ho visto che c'è qua... Aia, non mi spinge sotto che ci sono gli scheletri! Maledetti cosi! Beccatevi sta lava! No, 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 no! Beccatevi sta lava! Ok. Blocchiamogli l'acqua, quei disgraziati! Io qui ho visto che c'è, non lo so, un percorso per un minecart! Luca, non rovinare tutto con l'acqua! Guarda che roba! Ops! Secondo me... Oh! Possiamo proseguire con un minecart. Di qua? Ah, dobbiamo provarci. Vero. Però io voglio provare a tornare in superficie, Luca. Perché penso che sia ormai arrivato il giorno. Dobbiamo trovare finalmente un modo per mangiare. E non posso affrontare il dungeon, i sotterranei, con questa poca salute. Oh sì, è decisamente giorno, Espi. Siamo già al terzo giorno, siamo stati sotto un sacco di tempo. Però hai qualche idea per sfamarci? Perché per il momento siamo messi veramente male. Peschiamo, peschiamo. Siamo in mezzo all'acqua. Io ho il filo dei ragni e un po' forse dalle ragni. Ragnatele della soffitta, tu hai un po' di legno? No, in realtà io ho soltanto un bastoncino. Però posso andar bene. Vabbè, vieni qua dal fabbro, vieni qua dal fabbro che facciamo qualcosa. D'accordo, facciamo le nostre canne da pesca. E così forse ce la possiamo cavare. Non ho riuscito a farne solo una, ma basta. D'accordo, quindi una bella canna da pesca. E ora finalmente possiamo... Oh, oddio! Ok, da qua sotto ci conviene andare sulle torri. D'accordo. Oh, l'ho preso! Dov'è? Dov'è? Ma è volato di qua, ma cos'è, una conchiglia? No! Non lo so. No, sta per cadere! No! No, prendilo! È caduto! Oltre il mondo! È lì sotto! Non cadere, Luca! Però non fare così. Presa, ho presa, l'ho presa. Dai, non ci credo! È un campione! Cos'è che ho pescato? Questa! È una conchiglia, non si mangia! Ma come una conchiglia? Vabbè, non pensavo di prendere una conchiglia. Vabbè, la terrò per collezione, è carina comunque. Oh, e finalmente! Un pesce commestibile del salmone crudo! Non ci credo! Ce poi anche del pollo crudo! Non ci ho pensato, possiamo cucinare pure quello! D'accordo, d'accordo, d'accordo! Prossimo obiettivo! Finalmente fare un pasto, il primo pasto dopo 3 giorni! Ok, Luca, penso di aver preso abbastanza pesci per sfamarci. Davvero? Per finalmente, un po' almeno quest'ultimo giorno. Lo so, ci ho messo un po'. Stiamo iniziando a scambiare pure col villager. Dai, smetti, non perdere tempo. E andiamo a cucinarli. Usiamo la fornace di prima, che è molto, molto comoda. Oh, finalmente, finalmente qualcosa da mettere sotto i denti. Qua si è allagato tutto. Dammene uno. Salmone cotto, finalmente. Oh, che bello. È la vacanza, mangiamo dopo 3 giorni. Senti, non è colpa mia. Tu ti dovevi occupare di portare i panini. Sei riuscito a entrare nella casa del fabbro? È pieno di fornaci. Oh, arrivo subito allora. C'è qualcosa di interessante per noi, però. Non ci credo. Hai trovato qualcosa?
6 diamanti nella fornace? 6 diamanti nella fornace! Oh, più quelli che ho trovato io! Siamo a 16 diamanti! Ok, Luca, allora mettiti all'opera! Fai l'armatura. Anzi, no, aspetta, tu gli diamanti, hai diamanti ce li ho io. Ma cosa stai confuso. Dicendo? Ecco, allora tu fai qualcosa con questi crafta. 6 pezzi di ferro che ho sciolto io. Nel frattempo io faccio. Dimmi cosa riesci a fare di armatura. Sicuramente le corazze. Luca, mi devi dare il legno per le spade. Ti sei dimenticato. Ma le corazze. Dei pantaloni e delle scarpe. Aia, sto morendo. Ok, devo respirare. Devo respirare. Andiamo a esplorare allora. D'accordo, finalmente siamo abbastanza equipaggiati. È molto meglio di prima. A questi zombie acquatici. Era di qua, giusto? Sì, andiamo di qua. Circa, sì. Saltiamo addosso. Vai. Vai. Ok, pronti. Oh. Oddio, altri creeper. No. Attento. Prendilo. Okay. Torce. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un sacco di cose. Fai attenzione, non guardarlo. Non fanno niente, mi sa che l'abbiamo fatta esplodere. Ma come? Abbiamo rotto tutto, non è possibile. Secondo me bisogna azzeccare la combinazione giusta. Dici che serve una combinazione? Secondo me sì, premendo questi pulsanti in qualche maniera. Penso io. Quindi così. Poi... Sì. Oh! Cosa sta succedendo? Perché oggi esplode tutto? Non è possibile che oggi esploda tutto. Ok, ha funzionato però, ha aperto un passaggio. Un passaggio per cosa? Guarda, lì sotto c'è uno segreto. C'è una galleria. Mi piacciono le gallerie, soprattutto se porta qualche tesoro. O magari un modo per scappare da questo cubo. Vai giù tu, eh. Ma come, vado giù io? Va bene, d'accordo, faccio un saltino. Oddio. Ok, questo è un po' inquietante, Luca. Ci sono un po' di ragni, ma non è questo il problema. Tutto a posto? Sono delle... Sì, vieni pure. Ok. Aia, guarda che quanto male mi stanno facendo. Aspetta. Questo è dove arrivavano le ferrovie. Dobbiamo andare avanti. Qua ci sono un sacco di prigioni con un sacco di mob. Da altre parti di lava. No. Andiamo avanti. Va. Qua si sale. Andiamo a vedere di là. Ehi, cosa c'è? Oh, del lapislazzuli. Questo vuol dire che vediamo, ci stiamo avvicinando alla fine, magari. Poi ci torniamo. A una parte un po' ricca di questo posto. C'è lungo. Oh. Cos'è successo? Qualcuno ha spento la luce, Luca. Vieni, è libero. Oh, c'è una chest. Oh, che è il bottle of enchanting. Oh, che dispenser. Che è questo? Attento. Ecco, sapevo io che sarebbe stata una cosa negativa. Piglialo. Ma non è arrivato dal dispenser. Come non è arrivato dal dispenser? Cosa ha fatto il dispenser allora? Oh, è una trappola, quindi. È partito. Ci sta distribuendo tutti i tesori di questo posto. Guarda cosa mi ha dato. Ti ho detto che è una bella vacanza. No. A me non ne ha dato nemmeno una. Dannazione, però sto diventando ricchissimo lo stesso. Però, se conosco bene questi posti, sono come i templi di Indiana Jones. Prima arriva il tesoro e poi arriva la grande esplosione. Grande boom che ci farà saltare tutti in aria. Quindi vabbè, io mi prendo tutto da qua e poi ce ne andiamo, eh. D'accordo. Dai, però indicami. Magari di qua possiamo risalire la corrente, Luca. Dai, andiamo. Io sono pieno di diamanti. Prima che sia troppo tardi. Ma, Luca, ma non c'è più acqua qui. Che succede? Ma come? Si è asciugata? Oh, mio Dio. Si è asciugato tutto, Luca. Non ci credo. Ma tutti è l'alba pesci. Del terzo giorno. Anzi, del quarto. È finito il terzo giorno. Guarda che roba. Siamo sopravvissuti. Pesci gratis. Non ci credo. Era come una prova, Luca. Che spettacolo, non ci è credo. Morto tutto. Però gli zombie, a quanto pare, ci sono ancora che ci stanno aspettando. Perfetto. E ora. Siamo sopravvissuti. Sì, lo so, Luca, ma dobbiamo ancora aspettare l'elicottero. Quando è che ci vengono a prendere? Non lo so. Però è strano che si sia tutto asciugato all'improvviso. Ma ancora non capisco come. Non lo so, il clima fosse cambiato. Attento, ci sono degli scheletri senza acqua sporca. Ma caldino, che piacere. Vieni qua, maledetto coso. Sì, anch'io sento che inizia a fare un po' di caldo. Espi? Mi sa che è proprio il riscaldamento globale. Ma come riscaldamento globale? Cosa diavolo sta succedendo? Guarda, sta bruciando tutto. Si è incendiato tutto, Luca. Dobbiamo trovare un modo per scappare. Sono caduto nella... Lava. Non così.